Poi ragazze, questo praticamente è sempre della NYX, è il numero 302, è un rossetto secondo me matte, molto bello secondo me, guardate che bel rosso, vediamo se... Ok, questo qua è costato praticamente sui 3,50 euro, massimo 3,90 euro, non ricordo bene. Faccio così perché altrimenti non riesco a fare il video. Poi, pezzo interessante di Max Factor, io non ho mai comprato nulla di... Beh, potrei metterlo anche qua perché devo ostinarmi a metterlo lì. Non ho mai comprato nulla, faccio così perché altrimenti non riesco a caricarlo. Questo è il rossetto che vi dicevo prima con la sfumatura, cioè... Boh, ditemi dov'è la sfumatura, io non vedo nessuna sfumatura, quindi vabbè. Questo qua comunque di Max Factor è molto bello, è tutto sigillato. Allora, quelli di NYX sono antipaticissimi perché 3 ore per togliere la carta, però alla fine è meglio perché, insomma, non... Come si dice, non, nessuno li può aprire e provare neanche con la forza perché ci impieghi 3 ore per scartarli. Anche questo di Max Factor, il pomegranate, è tutto sigillato, non mi ero accorta che aveva anche il sigillo qui e quindi ci impiegherò 7 ore per togliere il sigillo. Comunque era in offerta a 7,90 euro, c'erano un po' di colori e io non ho mai provato rossetti di Max Factor, mi piaceva un sacco questo colore. Ero un po' fissata con i fucsia, che assomiglia un pochino a quello, però a quello qua su, però boh, il concetto era proprio diverso. Il packaging del rossetto è molto bello, così dorato di Max Factor, guardate com'è specchiato. E poi c'era anche la matita in omaggio, matita labbra. Io ovviamente la Pink Princess 04 ed è lo stesso colore del rossetto, io purtroppo non potrò utilizzare rossetto più matita perché avendo già le labbra grosse non... Sta malissimo, cioè sembro veramente tipo labbroni esagerati, quindi non posso mai metterli insieme. L'ultimo che mi interessa anche questo è della Rimmel 5,90 euro, c'era rossetto più matita, per chi fosse della zona che mi sta seguendo, li trovate all'Adamello, al centro commerciale, la profumeria, quella all'interno. E anche questo è molto, il packaging è molto bello, fatto così. E il rossetto questo è un matte, un 500 Take the Stage e... È molto bello, un rosso, proprio rosso. Sono nata di rosso e di rosa. Rosa un po' scuri comunque. E questa è la sua matita annessa e connessa. E questa è la, sempre di Rimmel, la numero 1000 Kisses. Kisses. Kisses, ma dove sono andata a finire? E niente ragazze, questo era tutto per quanto riguarda il mio holy makeup. Ho tentato di registrare in quella maniera. Vi faccio, se riesco, vedere anche l'outfit. Questi erano tutti i miei prodottini. Ho pagato appunto alla fine della finita 25 euro, quindi è tantissimo secondo me. Però volevo provare qualcosa di diverso dalla solita Essence, ho detto dai, proviamo. Questo comunque è confortevolissimo di questa matita qui. È come non averla, cioè veramente mi sembra di non avere il rossetto. L'outfit di oggi purtroppo è un outfit sofferto, nel senso che c'è la neve e quindi bisogna un po' adeguarsi alla neve. Il punto forte dell'outfit è questa borsetta di talli che vi avevo già fatto vedere, guardate che meraviglia, è tutta pelucciosa che ho voluto abbinare al maculato, non è da mangiare, e l'ho abbinata agli orecchini, questi acchiappasogni con le piume, io li chiamo acchiappasogni perché mi ricordano gli acchiappasogni, che ho preso da Stella Zeta a 1 euro, fatti molto bene, guardate, e poi si abbinano tipo alla borsetta e sotto l'outfit è molto semplice. E purtroppo non ho potuto mettere le scarpe che volevo, cioè delle pump perché c'era proprio la neve. Allora ho messo, vabbè, il vestitino questo qua di, come si chiama? Di Piazza Italia, che ho pagato 5 euro, ho messo la fusciacca in vita per esaltarla un pochino. Non è una fusciacca, in realtà è una, come si chiama? Una cintura in pelle nera. E il vestitino è molto simpatico, ho preso la taglia M, secondo me ci poteva andare anche la taglia S, sotto ho messo degli stivaletti camel, questi qua in copelle di prima donna. Ho fatto il tono con le copelle perché veramente continua a nevicare. Io odio questa neve maledetta. E niente, ragazze, questo era tutto per quanto riguarda l'outfit e il make-up-oso che vedrete pian piano degli outfit. Ve li farò vedere indossati perché non sono qui a swatcharveli. Perché uno non ho tempo e due, secondo me, poi la resa migliore è sulla pelle. Alla fine. Ci vediamo nel prossimo video, ragazze. Che bruttezza. Facciamo un'angolazione così che è più carina con i romini. Romini? Romi? Romini? Ciao! Ci vediamo al prossimo video, ciao!